il consigliere di Teramo, ha già lasciato il Movimento 5 Stelle per aderire a Fratelli d'Italia. Come parlamentari eletti in Abruzzo del Movimento 5 Stelle hanno aderito ad altri partiti. Zennaro è il vice segretario regionale della Lega, viene dal Movimento 5 Stelle, quindi credo che nessuno possa porre, né l'abbia mai fatto, un veto alla possibile. Cioè, Sara Marcozzi farà le scelte che intende fare, le sta facendo, è libera di farle. Se a un certo punto dichiarerà in maniera esplicita di voler sostenere la maggioranza perché riconosce che magari il governo del sottoscritto è stato un governo che ha portato frutti positivi all'Abruzzo, nonostante lei si sia candidata ed era la campionessa, diciamo, dei miei avversari, io lo ritengo e lo riterrei un riconoscimento che mi onora e mi gratifica sapere che una persona che dentro questi stessi studi ha fatto la campagna elettorale contro di me raccontando che se avessi vinto io l'Abruzzo sarebbe arretrato, se poi dopo 5 anni dovesse registrare che invece di arretrare è cresciuto e che forse possiamo lavorare insieme per farlo crescere ancora di più, io credo che sarebbe una notizia positiva per il centrodestra, che il centrodestra non mancherebbe di raccogliere. Possiamo chiamare poi la commissione fa la fine appunto delle strumentalizzazioni politiche, quindi il PD e 5 Stelle pronti a fare la commissione non la fanno più, perché siccome si vota allora poi ci va la Marcozzi che ha pure rinunciato, quindi sgombriamo il campo. La Marcozzi, se mai si facesse quella commissione, la Marcozzi non la presiderebbe, quindi